Mouse e tastiera della Klim, che è una società che produce materiale informatico dal 2015, progettata per il gaming, perché come vediamo è piena di retroilluminazioni, sia nel mouse, come vedete, che soprattutto nella tastiera, con delle parti verdi, arancioni, rossi, fino ad arrivare al blu. Ovviamente la retroilluminazione può essere controllata premendo il tasto Function, così si spegne completamente, oppure la possiamo andare a regolare in minore intensità. Ovviamente questo fa risparmiare batteria. Ha una batteria a litio di 2000 mAh che permette un funzionamento di svariati giorni. Ovviamente se togliamo la retroilluminazione ci scorderemo quasi di ricaricarla. Quindi entrambi hanno una batteria interna che si può ricaricare, quindi non abbiamo nessun tipo di batteria, cosa molto comoda. Ovviamente sia il mouse che la tastiera possono essere spenti tramite l'interruttorino per evitare appunto spreco di batteria quando non siamo al computer. Personalmente non la trovo molto comoda per il semplice fatto che i tasti sono molto alti, quindi se vogliamo, se ne facciamo un uso della tastiera solamente per scrivere, e quindi per lavorare al computer, non per giocare, ovviamente questo è un prodotto che credo che non faccia troppo al caso vostro. Se invece vogliamo giocare, quindi immergersi nel nostro gioco al buio, quindi avere comunque tutti quanti i tasti visibili grazie alla retroilluminazione ed essere un po' così, come si dice, al passo con i tempi e con i colori, allora sicuramente è un prodotto che può andare, che può fare al caso vostro. Però per quanto riguarda la sola digitazione, ecco, la trovo un pochino scomoda. Tra l'altro i tasti, come vedete, sono anche abbastanza rumorosi e anche il click del mouse si sente, quindi ecco, se lo usiamo per scrivere, non credo che sia molto adatta. Inoltre il peso, questo è un prodotto sicuramente robusto, realizzato in metallo, dal peso di quasi 1 kg per la tastiera. Detto questo, il prodotto è buono, ecco, lo consiglio per il gaming, non tanto per un uso normale del computer.